E Tatiana Garbino con Vespino, con la gentile degli internazionali BNL di tennis d'Italia. Vespino fa perché ha già capito che noi qui dobbiamo parlare di cose serie. Io devo soltanto essere in silenzio e apprendere da voi cosa significa la moda, perché io non ne capisco niente. Allora, tu devi sapere che la Sharapova prima ha rimontato una partita. Che partita ha fatto Tatiana? È stata eccezionale, ogni volta dimostra di essere una grande campionessa, nonostante il punteggio fosse davvero avverso. L'avversaria è straordinaria, 20 anni, ma gioca a tennis come una professionista di tanti anni. Ostapenko che ha vinto l'anno scorso Roland Garros, quindi una giocatrice assolutamente molto forte su questa superficie. E lei invece era sotto la Sharapova. Niente, ha tirato fuori la Sharapova e ha vinto al terzo set in modo incredibile. E allora voi dovete sapere che Tatiana Garbin, alla fine di ogni partita delle donne sul campo, così interloquisce con la vincitrice, non solo, insomma. Alle tue domande, insomma, tu cercavi di commentare la partita appena finita, invece su cosa era concentrata la Sharapova? Era concentrata assolutamente sulle mie scarpe. Scusa, come sono le tue scarpe? Non so se qua riusciamo a vederle. Forse no, perché c'è il tavolo. Qualcosa vedete, ma controllate i social di RTL 102.5 perché le abbiamo postate. Possiamo dire che hanno un tacco particolare, ecco, questo si può anticipare prima che andate a vedere le foto, un tacco figo, insomma, lo dico io da... Sì, molto cool. Molto cool, esatto, lo dico io da profano assoluto di moda e di scarpe da donna. Va bene, allora adesso parliamo anche di tennis con Tatiana Garbin, capitano di Fed Cup, al volo e poi approfondiamo in qual è lo stato di salute del tennis femminile italiano nel mondo. Beh guarda, stiamo lavorando bene, ci vogliono ancora un paio d'anni per vedere i primi risultati, però sicuramente è un futuro promettente. Bene, noi abbiamo avuto insomma qualche ragazza promettente in questi giorni, l'abbiamo avuta qui, Siamo a Protagonisti con Federico Vespa, Federica Gentile, ma soprattutto con Tatiana Garbin, capitano di Fed Cup, che sarebbe la Davis femminile, così lo diciamo, sai, noi abbiamo tutti i nostri veri normal people che magari insomma seguono il tennis ma anche altri sport. E allora, visto che poi c'è Gabriele Manzo, c'è Cristian Marchetti, tutti i nostri notiziari che entrano nel merito tecnico di quello che sta succedendo qui agli internazionali di tennis, c'è tutto un contorno da raccontare. Chiaro. Tipo una speaker di campo come Tatiana Garbin che al termine degli incontri delle donne, appunto, come dicevamo, fa le interviste. Certo. Capita che magari mentre loro giocano, dice, beh, sono al primo set, mangio qualcosa oppure faccio un'intervista, vado un po' in giro, ecco, sì, così. Succede, cioè qui poi ci sono i parrucchieri, sono le cose, sì. Magari si prende una. Cosa è successo per ben due volte? Cioè, due volte sono tante, eh? Sì. Per fortuna che sono tutte le giocatrici sono molto mie amiche, quindi sanno benissimo che le intervisto durante finito gli incontri, quindi. Una volta mi ricordo stavo facendo un'intervista comunque con Super Tennis e nel frattempo stava giocando la Jankovic e tutto un tratto si fermano gli incontri, io guardo il monitor e vedo che l'avversaria si è ritirata, quindi inizio a correre a bomba fino al centrale, fino a che la Jankovic mi guarda e fa guarda che sei in ritardo. E ti aspettava lì, Sì. Uè, bella! Così, Tati, qui siamo in ritardo. Ma il ritiro quante volte capita? Ma veramente due nella vita. E infatti credo, due volte è capitato a me mentre facevo tutt'altro. Certo. Quindi possiamo dirlo che noi ieri sera ti abbiamo aspettato, poi quando abbiamo visto che il match si stava prolungando, ho detto ok, Tati non viene perché giustamente non se la rischia, perché nel momento in cui metti piedi fuori dal centrale... Ritiro, qualcosa succede. Di tutto, infatti io sono sempre c'è stato un ritiro tra i maschi, mi pare al terzo turno qualcosa del genere, è successo un paio di volte pure qui comunque. Sì, beh, ma può capitare, un infortunio o qualcosa. Senti, prossimo appuntamento di Fed Cup, poi ti facciamo andare il prossimo anno. Sembra ci sono delle voci che sembra che il prossimo anno siamo in Serie A, quindi ancora non siamo sicurissimi. Vabbè, però potrebbe ci sono essere, delle potrebbe essere. Grazie Tatiana Garbin, un bacio, buon lavoro, buon tennis. Grazie. Ciao. Anche a voi.